Diego Fusaro, scrittore e filosofo, annuncia in un video di interrompere la collaborazione con il suo ex partito guidato dal presidente Francesco Toscano. Cari amici, questo mio messaggio solo per annunciarvi la fine della mia collaborazione con il partito e le ragioni che l'hanno determinata. In questi ultimi mesi si è venuta producendo una vera e propria frattura tra la mia visione filosofica delle cose, che stava alla base del partito e della sua fondazione, e l'indirizzo ideologico e politico assunto dal partito medesimo. Proprio per sottolineare come il mio sia un allontanamento non già dalle persone, bensì dall'attuale deriva di indirizzo culturale e politico. Non intendo in questa sede dilungarmi su tutte le singole ragioni che mi hanno indotto a riscontrare l'ormai piena incompatibilità tra la mia filosofia e un partito che su di essa si era costruito, aveva creato il proprio consenso. Per quanto riguarda la parte prettamente politica, Diego Fusaro rivendica un'invasione di campo dei quadri dirigenziali nella sfera culturale di sua competenza. In molteplici occasioni, infatti, la dirigenza del partito e segnatamente il suo presidente hanno invaso il campo propriamente culturale e, secondo quanto già ho sottolineato, hanno assunto come visioni del partito tesi che non coincidevano con le mie, che del partito erano l'ossatura, e che anzi assai spesso apertamente confliggevano con esse. Insomma, si è in più occasioni fatta passare per ideologia del partito una visione delle cose distante, quando non direttamente contrapposta alla mia. Dall'inneggiamento del cardinale Viganò fino al modo di affrontare la questione pandemica in maniera insufficiente, Fusaro spiega i motivi del suo disaccordo con il suo ex partito. La questione del coronavirus chiede di essere affrontata non negando l'esistenza del virus o parlando volgarmente di pseudopandemia, come più volte taluni hanno fatto. Chiede semmai di essere affrontata spiegando e chiarendo perché nessuna emergenza, fosse anche più radicale di quella legata al coronavirus, può giustificare la compressione dei diritti e la limitazione delle libertà. La questione vaccinale chiede di essere affrontata non puntando il dito contro il vaccino in quanto tale, presentato volgarmente e stoltamente, talvolta come un topicida. Chiede di essere affrontata invece mostrando l'inaccettabilità delle politiche di obbligo vaccinale e di ignobile ricatto che sono state poste in essere grazie al dispositivo dell'infame tessera verde. Secondo Fusaro, il presidente toscano si è comportato in maniera del tutto autoritaria più volte e su più argomenti, facendo passare per decisioni condivise del partito quelle che in realtà erano sue posizioni personali. Tra queste anche la scelta di presentare Italexit come una forza politica indegna di essere coinvolta in coalizione. Sentiamo. Una sintesi fra queste due costanti tendenze, autoritaria e mitopoietica, l'abbiamo poi riscontrata allorché il presidente ha presentato un'altra forza politica come indegna di essere coinvolta in coalizione perché preventivamente nemica e di più desiderosa di svuotare il partito, sono parole del presidente. Fusaro ha poi spiegato alcune dinamiche all'interno della sua forza politica che hanno coinvolto Italexit. Anche in questo caso, la oltremodo fervida fantasia del presidente ha sopravanzato la ruvida consistenza della realtà. Egli ha avuto la sfrontatezza di sostenere che quella forza politica non voleva sedersi al tavolo con Ancora Italia, dopo aver metaforicamente preso a cazzotti quella stessa forza politica 2 giorni prima che si sedessero come da programma al tavolo insieme. In effetti, difficilmente chi riceve un cazzotto per strada da quello che di lì a poco dovrà essere il suo commensale avrà poi il piacere a condividere con lui la tavola. Ora, con quella forza politica, all'anagrafe Italexit, occorre necessariamente fare i conti. E ciò non perché lo dica Fusaro. La verità è che bisogna fare i conti seriamente con Italexit. E ciò perché essa occupa uno spazio politico che in larga parte coincide con quello di Ancora Italia. Cosicché la prospettiva può essere solo quella o dello scontro totale, distruttivo per una o per entrambe le parti, o dell'accordo di cui tutti, senza esclusione, potrebbero giovarsi.